però degradate dall'uomo. Allora, trasferiamoci virtualmente da Ilaria Dionisi, che è a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, che è responsabile, che hai per intervistare anche i responsabili di Federparchi che non sono d'accordo con questa definizione. Vediamo. Sì, buongiorno, siamo a largo delle coste del Parco Nazionale del Circè, una delle aree protette più antiche d'Italia, istituita nel 1934. Parliamo di circa 9.000 ettari di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, un vero e proprio scrigno di biodiversità. Ebbene, questo parco, secondo uno studio dell'Università Australiana del Queensland, pubblicato anche dalla prestigiosa rivista scientifica Science, sarebbe tra i parchi a livello mondiale minacciati dalle attività umane, attività come l'abusivismo edilizio, il disboscamento, l'agricoltura intensiva. Questa mattina affronteremo questo tema e conosceremo le criticità ma anche le bellezze di quest'area naturalistica. Gaetano Benedetto, presidente del Parco Nazionale del Circeo, questo allarme lanciato da questa ricerca, da questo studio australiano, è reale o meno? Non v'è dubbio che sono fattori ad alto impatto, ma sono tutti sotto controllo. La ricerca risente di un'impostazione internazionale dove i parchi sono grandissime estensioni di territorio, milioni di ettari, con natura selvaggia. L'Italia è un altro modello. L'Italia ingloba le comunità e l'Italia fa sì che le comunità diventino protettrici, tutelino con l'ente parco il territorio che è sopravvissuto a un massacro di anni. Voi avete a disposizione degli strumenti per tutelare quest'area. Mi viene in mente il piano parco, che è stato approvato con una delibera regionale nel 2017. Che cosa prevede questo piano? Ma ad esempio, se prendiamo gli impatti segnalati dall'Università Australiana, la foresta è totalmente sotto controllo e non ci sono tagli. L'agricoltura è in progressiva riconversione biologica, per cui diminuisce gli impatti. Tutta la parte edilizia è sostanzialmente congelata nei piani regolatori con una riqualificazione, per cui andiamo a diminuire l'impatto che ereditiamo e quindi dovremo aumentare la tutela e la conservazione di questa meraviglia, che è uno dei posti con più alta biodiversità d'Italia e quindi d'Europa. Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, lei è rimasto perplesso da questa ricerca nel metodo e nel merito, perché? Beh, dire che ad esempio in Italia ci sono dei parchi che sono minacciati dal disboscamento vuol dire che non si conosce quello che avviene in Italia, perché in Italia in realtà la superficie boscata è enormemente aumentata in questi anni, anche purtroppo dico per l'abbandono delle pratiche agricole e di allevamento, soprattutto in Appennino e nelle Alpi. Quindi mi sembra una ricerca non tanto tarata sul nostro paese. Per il momento dal Parco del Circeo è tutto, torneremo a collegarci più tardi a conoscere questa oasi naturalistica e anche archeologica. Voi la linea.